Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere come rinvasare una saracegna. Adesso facciamo questa prima parte di video che vi faccio vedere i materiali. Allora, prima di tutto, materiale che si usa nel mio caso è questo, fibra di cocco, ovviamente dell'IKEA, che costa poco e funziona benissimo. Allora, adesso lo portiamo qua, che dopo vi faccio vedere tutta la funzione, come si rinvasa. Ecco, allora, fibra di cocco. Prendiamo il secchio, c'è anche già, credo sia fibra, questa adesso non. Sì, è già fibra, vabbè, quindi questa si può usare, benissimo. Allora, questa qua è fibra di cocco già impastata con la perlite. Mettiamo qua. La perlite la troviamo qui. Vedete, qui c'è la perlite. Apriamo sto secchio qua. Di perlite, perché se rimaniamo senza durante il rinvaso ce l'abbiamo già pronta. Lì ovviamente c'è l'acqua, ovviamente piovana. Adesso vediamo quale pianta rinvasare. Fra tutte cerchiamo una che secondo me deve andare in un vaso più grande, questa no, questa nemmeno, questa siamo a posto. Ah, non trovo una pianta da rinvasare, incredibile. Che io sento da qui se il vaso sta per scoppiare, perché le saracene, come sapete, crescono sempre lateralmente. Ah, devo anche aggiungere dell'acqua, va. Incredibile, non trovo una pianta da rinvasare. Queste sono già rinvasate, quindi. Ma non saprei. Ecco. Ecco una pianta da rinvasare. Rinvasiamo questo in un vaso decisamente più grande. Forse in un 30, adesso vediamo. Vabbè, portiamo qui la pianta, quindi. Oppala. Cerchiamo un vaso ovviamente più grande. Vediamo, potrei usare uno di questi. Sì, direi che possiamo metterla tranquillamente qua. Un buco lì lo troviamo. Mettiamo qua, va. Ok, ci vediamo fra un pochetto, che ci vediamo dopo. Adesso stoppo il video, poi andiamo nella seconda parte. Video, adesso passiamo proprio al rinvaso. Un attimo, al rinvaso completo, come avevo già deciso, di questa pianta qui, che è la Giant Red Throat, che ormai sta scoppiando. Quindi togliamo fuori la pianta. Non è neanche messo male il substrato, comunque non sto neanche lì a cambiarlo, sinceramente. No, è ancora buono, non so, credo sia cocco. Sì, è fibra di cocco, quindi si può lasciare. Puliamo soltanto il sopra. Diamo una bella pulita. Che ci vuole. Se volete staccare delle divisioni, qui ad esempio ce n'è un, io la lascio perché voglio fare un vaso grosso. Però basta tirare, seguendo le radici, staccate. In questo caso, sto un attimo valutando come fare. Direi che in questo vaso ci sta bene. Vediamo in questo qui. Forse sta meglio in questo che più largo. Sì, dai, andiamo con questo. Quindi a questo punto, questo lo cacciamo via, questo lo mandiamo via. A questo punto qui ho già preparato la fibra di cocco dell'IKEA. Adesso forse si vede meglio, ho già preparato la fibra di cocco dell'IKEA e cominciamo il rinvaso. È molto semplice, basta prendere il cocco e metterlo nel vaso. L'importante è sempre impastarlo prima e bagnarlo con l'acqua. Possibilmente piovana, non so se nel video si vede, ma qui di fianco a me c'è
La botte è collegata alla grondaia, dove appunto arriva l'acqua piovana. Come potete vedere, riempiamo il vaso bene fino all'orlo. Direi che possiamo procedere così, visto che non devo pulirla, non è senso, ancora buono il cocco. Cambio solo vaso perché stava per scoppiare quello là. Come sapete, la cosa molto importante, ecco, se fate come nel mio caso, una spintina in giù non li fa male. L'importante è che i rizomi, questi, restino fuori dal substrato, altrimenti la pianta può prendere il cancro del rizoma, comunque crea problemi, non crescono bene. E il rizoma ha bisogno di prendere luce, 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 tantissima luce. Poi può succedere che ci siano dei rizomi sotterranei che nascono da soli, ma sono comunque collegati ai rizomi principali sopra. Ecco qua. Qui dobbiamo aggiungere un po' di cocco. Pensavo ci stesse peggio, invece sta proprio giusta giusta in questo vaso qua. Tanto poi se qua molto avanti poi cresce così, comunque io le stacco le divisioni, non è un problema. Diamo un'ultima controllatina al substrato, vedere se tiene, se ne devo mettere ancora. Ovviamente avrà dei cali, è normale, essendo sempre bagnato in acqua cala. Un pochino qui dietro. Questo forse è il vaso più grande che abbia mai usato, questa pianta qua. C'ha i suoi anni e cresce, cresce, cresce. Qui una latta G3 Trot. Si vede ancora un esilio. Ormai stanno seccando, li ho tagliati tutti. Ok, io direi che abbiamo concluso. Ecco qua, rinvaso compiuto. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video dove vi farò vedere come rinvasare una Dionea. Ciao a tutti!